Ciao a tutti, ok, sono messa malissimo, lo so, però è solo perché sono andata velocementissimamente a fare spesa al Lidl, perché in realtà dovevo comprare le ultime due bevande praticamente dello street food che non avevo ancora provato perché mio padre me le ha bevute e me le ha anche lasciate, solo una in realtà, nella dispensa vuote, cioè con il tappo, giusto per farmi vedere che erano piaciute, e quindi ho detto ok, vado al Lidl, faccio un attimo una corsetta e le vado a ricomprare, però siccome erano della settimana scorsa evidentemente sono piaciute, quindi sono finite. Però insomma, quindi non ho preso quella roba lì, ma ho preso altre cose di spesa, intendo, e quindi faccio un breve svuota la spesa. Tenete conto che la mia spesa non è fatta in realtà tipo per una famiglia o per qualcuno, perché vivo con i miei, quindi ci pensano loro, io prendo così qualcosa in più, cioè se voglio assaggiare qualcosa, tipo questa settimana c'erano le cose quelle spagnole, quindi ho preso qualcosa di quello, in più ho preso qualcosa da mangiare, diciamo, per me, o vabbè, ovviamente anche da condividere, dato che vorrei poi mangiare un pochino più sano, e spero insomma che questa spesa un pochino sia riuscita. Comunque, iniziamo subito. Prima cosa, ho preso questi yogurt, sono yogurt alla frutta con lo 0,1% di grassi, e non è che sia una grandissima amante degli yogurt in generale, cioè non li mangio tanto, però dato insomma questa dieta tra virgolette imminente. Poi ho preso delle fragole, questo per la frutta che in una dieta alla fine ci vuole sempre, così almeno per qualche spuntino. Mele. Di solito le mele non è che mi piacciono così tanto, però le banane ce le avevo già a casa e poi in realtà tipo per le diete forse è meglio qualcosa di meno zuccherino. Potevo prendere le pesche ma costavano tanto e allora ho preso le mele. Sempre della serie di cose dietetiche ho preso questi muesli, che è lo stesso, dice meno dolce, quindi immagino che ci sia 30% di zuccheri in meno, quindi questa almeno la mattina con il latte, se no io mangio sempre tipo una merendina, però questi magari sono un po' più sani. E ovviamente il latte per la mattina. Di solito io uso quell'intero, ma oggi sono andata con il parzialmente scremato. Sempre diciamo mezzo dietetico sono queste verdure, il contorno grigliato. Avrei potuto prendere anche la verdura quella fresca in realtà, però lo stesso, cioè di solito magari la prendono i miei, quindi ho preso qualcosa diciamo di un pochino più sfizioso. E l'ultima cosa diciamo dietetica, sono i filetti di merluzzo. Avrei voluto prendere il pacco quello, cioè ce n'era uno tipo più grande, però era rotto e venivano fuori tipo i pezzi, quindi era l'ultimo tra l'altro, quindi ho preso questo qua. Dice che sono 4 porzioni, non so che porzioni intendono, perché io penso che questa per me sia una porzione, ma dato che devo fare la dieta facciamo che sono 4. Finite le cose diciamo da dieta. E comunque scusate, veramente dicevo, sono messa tutta così incasinata anche perché mi devo mettere a studiare prima di subito, e quindi sto facendo proprio una cosa veloce. Infatti, si sente, pare anche che ho tipo il fiatone, ma effettivamente sto cercando di andare veloce così vado a studiare. Per la settimana invece spagnola, ho preso questo che mi sembra alquanto, non so, disgustoso, non saprei. È tipo un peperone rosso, peperoni rossi ripieni di merluzzo e gamberi. Già le cose in scatola di solito non è che cioè, mi ispirano proprio tantissimo, ecco. Ah, vedi, mi sono scordata di comprare i legumi, dovevo prendere quelli. Sono scordata, vabbè. E comunque sia, dicevo, questi non so in realtà quindi che cosa sono, non lo so. E li proverò. Poi ho preso questo che è la crema catalana, e in realtà tipo queste cose le ho prese per provarle con Alex, che dovrebbe venire su oggi. Anche se stasera diciamo che la dieta se ne andrà, perché prendiamo cinese, dato che lui l'ha mangiato solo una volta, quindi deve rimangiarlo assolutamente almeno un'altra volta, ma lo rimangerà altre volte. Però gli avevo detto che c'era questa settimana spagnola, quindi ha detto che voleva provare questa, quindi la crema catalana, e anche il chorizo che non ha mai provato e che è tipo il salame piccante spagnolo. Questo, come vedete, è già tipo tutto tagliato, quindi facile, insomma, lo mangeremo come spuntino. E dato che non ha nemmeno mai provato il serrano, che è il prosciutto crudo spagnolo, ho preso questo qui, che tra l'altro è proprio quello Gran Riserva. Ce n'erano due, ma c'era questo qua, cioè praticamente sono 80 grammi, però. Ah, fa anche vedere che si dovrebbe mangiare con il melone, non sapevo che era una cosa spagnola. Comunque, vabbè,
Questo è il Serrano. Che dire, il Lidl regala soddisfazioni perché praticamente per queste cose ho speso 18,89 euro. Che non mi sembra una cosa proprio esagerata, adesso non che abbia preso chissà cosa, però effettivamente c'è pesce, cose per fare colazione, frutta, cose da spagnoleggianti così da provare, quindi insomma mi sembra abbastanza varia e non mi sembra di aver speso chissà quanto. Questo video finisce qua, se vi è piaciuto lasciate un like per favore e potete anche iscrivervi al canale, poi proverò alcune di queste cose in qualche video. Vado a studiare, perché è tardi. Alla prossima. Ciao ciao.